oggi insieme dobbiamo vedere se Carmine è fedele o non fedele. Vediamo il suo... Non sono fedele, però non c'è bisogno di fare un test. Lo scopriamo insieme facendo alcuni test su internet. Iniziamo con la domanda numero 1. Il ballo che ti rappresenta di più, nessuno. Io non so ballare, quindi non ballo, però... Il tango, così passionale. La salsa, così divertente. La baciata, così sensuale. La baciata, baciata. Questi qua mi piace la baciata. Amore per te vuol dire principalmente passione, complicità o sincerità? Per me amore. Cosa vuol dire di più? Complicità. 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 Il colore di una storia d'amore è rosso come la passione, blu come la tranquillità, verde come la speranza. Il colore dell'amore? Sì, per te quel colore. Rosso come la passione, blu come la tranquillità o verde come la speranza? Blu. Come la tranquillità. Tranquillità, sì. La prima volta che esci con una ragazza che ti piace, il tuo pensiero è: speriamo di baciarci, speriamo di ottenere la promessa di un'altra uscita, speriamo di baciarci e non solo. Se esco con una ragazza, sì. La prima volta che esci. La prima volta che esco con una ragazza. Sì. Poi dipende da con chi esco. Vabbè, che sto problema risolvo. Dipende con chi è. Se esco con una che conosco che è un poco... allora io dico speriamo di baciarci e non solo. Facebook è un mezzo per tenersi in contatto con tutti gli amici. Un mezzo per conoscere gente nuova o non lo uso? Vabbè. Io lo uso di Facebook, quindi è un mezzo per tenere in contatto con tutti gli amici. Un mezzo per conoscere nuova gente, gente nuova. Sì, secondo me sì. Un diamante è costoso, impegnativo per sempre. Un diamante è costoso. È costoso il diamante. Un gruppo di tue amiche organizza una vacanza da sogno, amiche o amici. Clini. Ah, vabbè, devo decidere tra una vacanza con te e con gli amici, questa è la cosa che mi dici. No, declini l'invito, anche se in fondo ti sarebbe piaciuto fare una vacanza come ai vecchi tempi. Declini l'invito, sei abituato a passare le vacanze con il tuo partner? Oppure chiedi a tuo partner di scusarti, ma non puoi perdere questa occasione, nel senso che mi dici a me, io vado e basta. Però... Il primo, vai. Cioè? Dei l'invito, anche se in fondo ti sarebbe piaciuto fare una vacanza come vecchi tempi. Ciao. L'animale che ti piace di più è il gatto, il cane o il leone? Il cane, il gatto, il leone. il cane, voglio il cane perché... Cane. Il tuo livello di fedeltà tra 0 e 100 è 50. 50? Beh, non è male. Non è male. Sei un piatto. Non è male. Finché c'è amore, non finché hai problemi. Amore, non hai problemi. Ad essere fedele. Fedele. Ad essere fedele. Certo, se questo venisse a mancare e ti si presentasse un'occasione. Puntini, puntini, puntini. Allora, ha voluto dire che finché c'è amore, non hai problemi ad essere fedele. Finché c'è amore. Certo che se l'amore viene a mancare e ti si presentasse un'occasione, non ovviamente ti dietro. Puntini, puntini, puntini. Non dite che sono infedele, però. Sono infedele. Ma buon per te, caro. E ragazzi, abbiamo scoperto che Carmine è fedele al 50%, quindi devo stare attenta, attenta. Se l'amore c'è tutto a posto, se l'amore non c'è ovviamente. Quindi se un giorno magari mi viene a dire mi sto scocciando, devo stare attenta. Ragazzi, al momento come sto? 50%. Per il momento no, tutto a posto. Per il momento posso stare tranquilla? Sì, sì. O devo stalkerare? No. Ok, allora tutto a posto. Ragazzi, noi salutiamo, ci vediamo nel prossimo video. Dall'infedele. Fedele.